Siamo qui per parlare di un argomento di grande interesse per le parti della filiera della somministrazione, del commercio e della promozione, ovvero sia i tempi di pagamento dopo l'articolo 62 del decreto legge numero 1. Abbiamo a questo tavolo buona parte della filiera, abbiamo il presidente della FIBE, il vicepresidente di Confcommercio Enrico Stoppani. Abbiamo dal mercato ittico il presidente dell'associazione grossisti del mercato ittico, Angelo Lichetti. Abbiamo un altro operatore, Alberto Abuzza, grossista ortofrutticolo, quindi interessato direttamente in quanto a prodotti dei peripi. E abbiamo anche l'avvocato Caterina Cirillo, che ha studiato a fondo la materia. Anche dal pubblico vedo dei rappresentanti di associazioni di studenti qualificati, il dottor Fertino che rappresenta il segretario di Angel, il Lopez, segretario generale di Asso Caseari e anche l'ufficio legale di Confcommercio, quindi pochi ma buoni. Intanto vedo che c'è pure il dottor Lavorato Cornelio Meglio di Sogemi Legale. Quindi diciamo che questo è un, e il direttore generale pure di Sogemi, Caperi. Allora siamo pochi ma veramente ottimi. Vorremmo affrontare queste problematiche guardando un momentino il passato, quello che è successo fino ad oggi, e poi guardare nel futuro quali saranno le prospettive. Vi voglio ricordare un articolo che è apparso sul Corriere della Sera, dove si disse per fare un pacco di Natale devi fare 4 fatture, grazie all'articolo 62, perché qualche pazzo, già tanto la vita è complicata di noi operatori commerciali, si inventò che andava fatta per la stessa cessione una fattura con relazione a ciascun termine di scadenza. Adesso vorrei passare la parola ad un operatore del settore che è tutti i giorni alle prese con queste problematiche, il dottor Stoppani. No, buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza. Come Presidente della Federazione facciamo questi momenti di approfondimento all'interno della fiera, che ringraziamo per l'ospitalità, per dare informazioni su quelli che sono i temi, i problemi propri dei nostri associati. Ieri abbiamo trattato il tema del surgelato, oggi trattiamo il tema dell'articolo 62, che è stato un provvedimento che ci tocca dall'ottobre scorso, raccolto e di cui abbiamo preso atto, certamente anche con molta confusione e preoccupazione, perché ha cambiato quelli che erano molti comportamenti e fatti di carattere aziendale. Allora, la FIPE, quando è stato introdotto l'articolo 62, mi corregga dottor Fiore, mi pare dal 24 ottobre dell'anno scorso, ha interpretato questi elementi di preoccupazione suggeriti essenzialmente da 4 motivi. Il primo motivo era collegato alle debolezze del pubblico esercizio del nostro settore, e riconoscerlo ritengo che sia anche un atto di onestà, insomma. Sappiamo che le attività di pubblico esercizio sono patrimonialmente debole, che hanno mille difficoltà ad avere il credito. Il vincolo così perentorio sui termini di pagamento eravamo certi che avrebbe generato preoccupazione dei nostri operatori, siccome il nostro lavoro è quello di tutelarli, di promuoverli e di salvaguardarli nelle loro aspettative, certamente non potevamo non raccogliere il grido di preoccupazione che si era sollevato su quelli che erano le prospettive di gestione di questo nuovo provvedimento. Il secondo elemento per cui abbiamo evidentemente fatto quello che si doveva su questo cambiamento era collegato al fatto che di registrare una contraddizione dello Stato, che da una parte impone agli operatori termini perentori come quelli previsti nell'articolo 62, dall'altra parte, quando lo Stato è nella funzione ruolo di cliente di nostri operatori, paga quando vuole, perché mi riferisco alle società che gestiscono le mense o che comunque si interfacciano con la pubblica amministrazione, dove lamentiamo e registriamo ritardi assolutamente inaccettabili e scandalosi dal punto di vista del pagamento. Per cui se da una parte lo Stato pretende il pagamento delle fatture a 30-60 giorni, dall'altra parte dovrebbe comportarsi allo stesso modo, cosa che ad oggi non succede. Conoscete meglio di me quella che è i provvedimenti che questo governo vorrebbe intraprendere sulle modalità di dare pagamento ad una quota del debito pubblico accumulato in questi anni, ma era questo uno dei motivi per la quale evidentemente ritenevamo che l'articolo 62
traghettato dall'alto in questo modo presentava evidentemente una debolezza e un pregiudizio per i nostri operatori. Terzo motivo per il quale abbiamo considerato e ostacolato l'articolo 62 nasceva anche non solo dalla debolezza storica dell'azienda di pubblico esercizio con marginalità e con l'ultima riga del conto economico molto spesso tendente al rosso, ma anche per quello che è oggi il sistema del credito. Il sistema del credito, tra l'altro anche questo argomento all'ordine del giorno, con il sistema bancario capace di dare finanziamento a chi offre garanzie o ha solidità di carattere patrimoniale, molto spesso invece molto distratto, anche giustamente perché forse il sistema bancario non fa beneficenza, ma la difficoltà di erogare crediti di cui si registra soprattutto in questo periodo, le difficoltà che conoscete quanto me, evidentemente avrebbe portato nel settore alta difficoltà sul fronte del credito, venendo meno un credito importante che era il credito di fornitura. Il quarto elemento per la quale avevamo riflettuto su quella che era la strategia da attuare sull'articolo 62 era anche la nuova burocrazia che questo comportava. Il dottor Fiore oggi ha già evidenziato l'assurdità dell'eccesso natalizio che voleva 3 fatturazioni o 4 fatturazioni in relazione a quelli che erano il contenuto del prodotto in un eccesso natalizio, ma al di là di questo era nuova burocrazia, atti scritti tra le parti, un livello sanzionatorio eccessivamente oneroso. Allora, di fronte a questa situazione la FIPE cosa ha fatto? In questo anche coordinandosi e chiedendo aiuto a Casamare, a un commercio, chiesto inizialmente un rivio della normativa, rivio che non è stato concesso nonostante evidentemente gli interventi anche autorevoli ad alto livello. In relazione a questa mancata risposta c'è stato un ricorso alla Commissione europea, dopodiché è uscito anche è stato richiesto e poi chi tecnicamente fa questo lavoro, mi riferisco al dottor Fiore, alla dottoressa Caterina Cirillo della FIPE Sporrano, mi ha chiesto al professor Baldassari, personaggio autorevole sopra le parti, capace, esperto, di dare una sua valutazione su quello che era la validità dell'articolo 62 in relazione anche ad una assurdità con il contrasto che si registrava da 2 ministeri, uno è il ministro del Ministero dello Sviluppo Economico che ne decantava la decadenza del provvedimento, l'altro Ministero dell'Agricoltura che invece ne confermava la validità e in mezzo c'è l'operatore che deve capire come comportarsi. Poi in questa situazione, ripeto, la federazione ha fatto quello che doveva, ma in questo non ostacolando così pregiudizialmente il provvedimento, ma perché gli elementi di preoccupazione che ha ricevuto dal territorio erano numerosi e pressanti per dare assistenza ai propri operatori. Quello che abbiamo ottenuto, ve lo spiegherà meglio il dottor Fiore e la dottoressa Cirillo, mi fa piacere comunque che su questo tema sia FIPE che Confcommercio hanno avuto la forza, la capacità insomma di rispondere al problema degli associati. Molto spesso siamo criticati che siamo lontani dai bisogni, nella fattispecie riteniamo di aver sviluppato tutto quello che era nelle nostre possibilità per gestire al meglio una problematica che certamente sta caricando sul settore alcune difficoltà. Allora, la mia premessa e il saluto è stato fatto, ringrazio ancora la FIA, ringrazio i relatori che con me hanno voluto condividere qualche opinione, qualche idea su questo provvedimento che evidentemente continuiamo a presidiare con la speranza di dare le risposte ai nostri associati. Allora, dottor Fiore, dopo il mio intervento qui ti diamo la parola. Allora, visto che noi abbiamo dei fornitori e visto che l'articolo 62 sta scritto nel disegno di legge negli atti parlamentari, era stato creato per equilibrare i rapporti di forza tra le grandi centrali di acquisto del GDO e i piccoli produttori, cosa meglio che sentire qualcuno che si occupa della distribuzione alimentare, per esempio Alfredo Albuzza, che è il presidente dei grossisti ortofrutticoli. Buongiorno a tutti, giuste le considerazioni presidente Stoppani. Logicamente l'applicazione di questo articolo, come succede sempre più le volte, ha portato un po' di confusione per tutti quanti quelli che fanno parte della filiera.
giuste le considerazioni appunto del dottor Stupani, però bisogna che si tengano in considerazione anche le necessità di noi, di noi grossisti. Nella fattispecie la mia azienda si occupa di commercializzare prodotti esotici contro stagione e di conseguenza mi ritrovo magari durante il mese di ottobre andare in Cile, visitare le produzioni di uva, lasciare degli acconti, degli anticipi su quello che sarà la raccolta che si effettuerà nel mese di gennaio, merce che io inizierò a ricevere alla fine di gennaio, inizierò a vendere e logicamente il fatto di aspettare pagamenti nella migliore delle ipotesi a 60 giorni, nella peggiore non si sa quando, ci porta la mia azienda ad avere un'esposizione veramente notevole. E dato che io mi chiamo appunto Alberto Albuzza, non mi chiamo Paperone Paperoni, a quel momento i problemi dei miei clienti vengono, no, a scaricarsi su di me. E dato che appunto, come dicevo, lavorando, fatturato la mia azienda è generato per circa l'80% con prodotti che arrivano dall'estero, all'estero l'articolo 62 non esiste da ottobre dell'anno scorso, è sempre esistito. Di conseguenza, se noi non paghiamo la merce al vitrario entro i 30 giorni, di merce noi non, da parte dei nostri fornitori non arriva. Di conseguenza servirebbe appunto, cioè tutte giuste le considerazioni dell'amico Stupani. Però voglio dire, bisogna anche tenere in considerazione le nostre esigenze, che sono quelle appunto, come esposto, di noi operatori che dobbiamo andare in produzione e dobbiamo dare degli anticipi. Se parto, se penso poi a tutti quei fornitori a livello nazionale che abbiamo, sono tutti quanti messi male perché le banche non fanno credito e noi operatori dobbiamo sostituirci al sistema bancario. Tutto quanto ha un limite. Presumo che le problematiche legate all'ortofrutta siano anche legate al discorso del mandato del pesce. Di conseguenza dovrei parlare al presidente dei grossisti del mercato del pesce di Milano, Michetti. Buongiorno a voi. Sì, infatti, come diceva Alberto, la realtà in questo momento è una realtà che prevede il pagamento tra le aziende fino a 30 giorni, con invece una situazione per cui la nostra media europea è tra le più basse in assoluto. Si battono in questo formato negativo soltanto la Spagna, con un tempo di pagamento tra le imprese dell'Italia di 96 giorni. Questa è la media riferita alla media del 2012. Questo per tutte le categorie, mentre nel settore chiaramente pubblico arriviamo a 180 giorni e poi nel settore sanità ancora peggio. Ovviamente nel settore dell'alimentare bisogna partire, a mio avviso, da qualche punto, bisogna fare un po' di chiarezza. Il pesce da sempre su tutti i mercati, su tutti quelli di produzione, si è sempre pagato subito. Ovviamente i pescatori rientrando la sera dalle loro fatiche vendevano all'asta, quindi è un punto costruttivo, chiaramente fluttuazione e una contrazione rispetto al mercato, e incassavano quanto dovuto dalle loro fatiche giornaliere. Nel tempo questa situazione è stata alterata con l'avvento dell'acquacultura e anche per alcuni settori merceologici, come il pesce congelato, e tendenzialmente ha dato via a dilazioni di pagamento più lunghe.